Beh, direi che come soldi li abbiamo recuperati. Siamo passati da 1 milione a 6 milioni 200. Direi che posso ritenermi soddisfatto. E tra l'altro c'ho tutta la roba da vendere. Stiamo tornando indietro. Al momento i 339 fiori andandotene spariranno. Andiamocene. Ritorno al mondo reale del memento. Grazie per il lavoro svolto. Grazie a te, navigatore. Scusatemi. Faccio sempre prendere dalla musica. Oh, Kaetaka. Ciao, Sojiro. Allora, chiamiamo Kawakami, che ci facciamo fare un massaggino. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Certo, te lo sto chiedendo. Grazie per il massaggio, prof. Era quello che ci voleva. E ora possiamo finalmente uscire. Vediamo chi è disponibile questa sera. Oh, ma guarda un po'. C'è Oya. C'è Akechi. Oh, è importante Akechi allora. Fanculo Oya, anche se ho appena fatto la tua richiesta. Tra l'altro oggi è venerdì. Vorrei ancora aspettare domenica per potenziare ancora l'ultima volta come si chiama? Futaba. Perché così almeno nel palazzo di Sai siamo tranquillissimi. Chiediamo un'affinità con Akechi e andiamo sul sicuro. E già che siamo qui, ovviamente, andiamo al negozio di vestiti e vediamo quanto racimoliamo. Vediamo 200.000 yen. Meglio di niente, assolutamente. E abbiamo 48 vestiti, quindi 480 punti. Cosa vogliamo fare? Vediamo i premi. Giusto per, ci prendiamo un cestino di vestiti. Ci prendiamo ancora 3 di questi. E basta per oggi. Vediamo cosa abbiamo trovato. Il collare puro vecchio e la vecchia calzamaglia. Wow, che bei vestiti. Akechi, amico mio. Ciao, come va? Siamo a rango 8 ora, giusto? Buonasera, Phoenix-kun. Ti stavo aspettando. Hai tempo? Vorrei parlarti di una cosa. Tutto quello che vuoi per te. Sarebbe meglio andare in un posto meno affollato. Facciamo che... che ne so, il memento? Ma ci siamo appena stati, Akechi. E comunque, Akechi... so dove vuoi arrivare. Lì nessuno può intromettersi. Akechi, so benissimo dove vuoi arrivare. Quindi ti chiedo un attimo di pazienza. Fammi andare a prendere le persone giuste. Eccomi qua, Akechi. Scusami per l'attesa, ma sono andato a prendere le persone giuste. Vuole che andiate da soli nel memento? Beh, siete abbastanza forti da potervela cavare, però stiate pronti a tutto. Andiamo, Akechi. Andiamo a Shibuya, allora. Akechi vuole andare con te e basta, vero? Aspetterò fuori. Fa attenzione. È bello che qua Morgana si preoccupa perché... Morgana non è stupido. Sì, questo posto andrà bene. Di cosa volevi discutere? Questo. Oh, Akechi. Volevi dirmi questo? Ricordi, se tu avessi vinto mentre usavo la mano destra, ti avrei risposto con tutta la mia forza. Vuoi combattere? Esattamente. Il tuo intuire è la mia mano dominante, il tuo akume e soprattutto la tua crescita. Ha superato ogni mia aspettativa. Per questo sento il bisogno di scontrarmi con te, senza freni. D'accordo allora, facciamolo. Grazie per aver accettato questa mia richiesta egoista. Di nulla, Akechi. Nessuna cortesia a questo punto, vero? Assolutamente no, Akechi. Andiamo! Vuoi combattere? Vieni allora, sono pronto a sfidarti. Non riuscirai a battermi finché non cercherai di uccidermi. Mostrami la tua vera forza. Akechi. Oh, tsunderino. E credo che a questo punto Akechi non sia debole a nulla, ma che soprattutto non sia come posso dire, colpibile con delle alterazioni. Scopriamolo subito. Non credo proprio che verrà colpito da un'alterazione. Infatti. Mi dispiace, Akechi. Troppo veloce per te. Allora, vediamo cos'altro possiamo usare. Possiamo usare questo. Facciamoci una carica. Dovevo fare debilitazione prima. No, beh, prima carica e poi debilitazione.
Dispiace, rifletto e blocco tutto, Keci. Sono troppo preparato per te. Debilitazione. Perfetto. Che bello. Lo scontro con Akechi a me piace un sacco. Credetemi, sono troppo preparato per questa battaglia, ma è veramente uno scontro importante e bello. Veramente molto bello. Assou, Tobi. Dispiace, Akechi. Ti ho distrutto. Non me l'aspettavo. Mi dispiace, Akechi. Ho vinto io. Non c'è da stupirsi che tu sia il leader del ladro fantasma. Akechi, mi hai raggiunto anche in questo ambito. Vuoi continuare? Meglio di no. Se continuassimo, raggiungeremo il punto di non ritorno, vero? Sì, da parte mia però. In tutta onestà, mi piacerebbe vedere fin dove potremmo arrivare. Ma abbiamo una missione davanti. Finché non è finita, sei un mio alleato fondamentale. Akechi, sei tu quello che ha perso, non io, ricordatelo. Qui abbiamo finito, andiamo. Akechi, oh, mi dispiace, non... cosa dovevo fare? Lasciarti vincere? Non si fa, Akechi. Anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo da te. La tua forza è rassicurante, sei un alleato prezioso. In tutta onestà, posso dire che mi affiderei a te senza esitare. Direi lo stesso di te io, assolutamente. Davvero, mi fa piacere sentirlo. Perdonami per averti chiesto di assecondarmi, ma ora mi sento meglio. Non ti preoccupare. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Yes, Akechi. Rango 8. Perfetto. Comunque, riguardo al duello, se avessimo continuato, credi che avrei vinto? Che avresti vinto? Sicuramente non perderei. Immaginavo l'avresti detto. Voglio essere completamente onesto. Ti odio. Ah, mi hai appena distrutto il cuore. Ma come? Sai come gestire il tuo passato, hai abilità uniche, riesci a superarmi. Ciò mi irrita. Senti però la musica, che è quella importante di quando il tuo confidant cioè si confida completamente con te. Sei l'unica persona della quale mi rifiuto di farmi battere. Detesti proprio perdere, eh? Assolutamente. E non pensavo fino a questo punto, devo ammetterlo. Ti lascerò vincere oggi, ma la prossima volta sarò io ad avere la meglio. Ci conto, Akechi. Che questo ne sia la prova. Mi lanci il tuo guanto di sfida. Questo è uno dei guanti indossati solitamente da Akechi. In Occidente è tradizione lanciare un guanto all'avversario per chiedere un duello. Se l'avversario accetta il guanto, accetta anche il duello. Accetto. Vedi di non dimenticartelo. Sarò io a sconfiggerti. Ci conto, Akechi. Aspetto solo quel momento. Ah, come passa il tempo. Per oggi basta così. Nessuna chiamata, nessun ciao. Solo un sentimento di odio che vola come il vento. Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Ma non ho più nulla da leggere, Morgana. Li ho finiti tutti, tutti, a parte quelli inutili. Dove sono le riviste, quelle da una lettura e basta? Hai finito di leggere La pulizia del cuore? Fare le pulizie come metodo per parlare di se stessi. Non ci avevo mai pensato. Leggere questo libro deve averti insegnato a meditare e a pensare in maniera più efficace, eh? Abbastanza, sì. Oggi è sabato, come abbiamo detto. Oggi è sabato, quindi sfrutterei questa giornata per andare o al tempio o parlare con Futada, che molto probabilmente, ora che abbiamo fatto la sua richiesta, sarà libera. E domani, che è domenica, andare nel palazzo. No, che cacchio dico, domani che è domenica andiamo al Jazz Club e poi nel palazzo. Bene, cominciamo. Per prima cosa faremo un riassunto delle scorse lezioni. Il prof Inui è pregato di recarsi subito in sala docenti. Non di ciò. Oh?
Vado in sala docenti, nel frattempo continuate a studiare. Va bene, me ne vado con la mano sotto il mento. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il piano? Guarda, leggiamo, ma proprio perché così almeno completiamo tutti quanti i libri, guarda. Lo faccio solo per leggerli tutti. Oggi ho letto 2 libri, incredibile. Hai finito di leggere L'eredità dell'impiccato? Chissà se questi vecchi filosofi avevano molti amici. Sembra che parlino sempre con qualcuno, ma a ogni modo entrare in contatto con modi diversi di pensare deve averti reso più intelligente. Più intelligente di così, Morgana? La vedo difficile. Ping ping ping. Ecco qua, rango massimo. Ah, eccolo un insegnante. Ah, torno con la mano sotto il mento. Chi l'avrà fatto quell'annuncio? A ogni modo, per ora torniamo alla nostra lezione. Ah, ci è mancato poco. Grazie a Kawakami abbiamo tenuto un bel po' di tempo libero. Già, dovremmo proprio dargli un bacino sulla guancia qui. Oh, Kawakami, patatina anche lei. Sono tutte patate in questo gioco. Parapapapam. Ehi, perché non proviamo a chiedere a Futaba-chan di cercare il colpevole dei Raptus? È un'ottima idea, perché non ci ho pensato io? Suppongo che le capacità di Futaba di elaborazione informazioni siano davvero straordinarie. Cavolo, quanto sei intelligente, Haru! Ci ho già provato. Hai trovato qualcosa? Ora ne so così tanto che è diventato difficile dipanare la matassa. Persone sospette appaiono e poi scompaiono, e questo è successo più e più volte. Quindi stanno manipolando le informazioni per impedire a chiunque di arrivare alla verità. Beh, c'è una cosa che so di certo. Chiunque sia la persona che stiamo affrontando è più pericolosa di quanto potessimo immaginare. Già, questo è sicuramente vero. 15 giorni mancanti, non c'è tempo per rilassarsi, sai? Morgana, 15 giorni sono più che abbastanza, credimi. Che fai oggi? Penso che verrò da te, Futaba. Ti aspetto alle Blanche, tienimi aggiornata. Futaba è di nuovo fuori dalle Blanche oggi, vuoi andare da lei? Le piante quando è che crescevano, l'11-6 o l'11-7? Comunque è presto. Ricevuto. Arrivo, Futi. Oh, patati. Lei sì che... lei è proprio... allora, se tutte le altre sono patate perché sono... più adulte di lei, lei è una patatina, piccolina, sottile, proprio quella fritta così. Ehi, Futaba, come va? Oh, Phoenix, bentornato a casa. Che fai oggi? Usciamo assieme. Lo sai che abbiamo un'operazione in corso, vero? Sicuro di non voler andare dentro? Futaba, non si dicono queste cose, ce la faremo. Davvero? Immagino di non potermi lamentare troppo, visto che vuoi passare del tempo con me. Adesso sei libero, vero? C'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ti sarei grata se potessi dedicarmi del tempo. Come vuoi, Futaba. Prendersi una pausa ogni tanto va bene. Vuoi fare una pausa con un Futaba? Usciamo con Futaba. Rango 8, perfetto. Usciamo con lei. Ok, andiamo in camera tua allora. Non andiamo più a camera tua ora, andiamo nella mia. Dunque, ho scritto a Kana-chan, che tu ci creda o no, ha risposto. Alla fine abbiamo persino parlato delle elementari al telefono. Ma dai. Ha detto di essersi arrabbiata con me per la storia del diario solo perché si vergognava, ovviamente. A quanto pare temeva che l'avrei odiata per i suoi segreti, così è scappata. Forse siamo davvero simili in fin dei conti. Per farla breve è tutto a posto, finalmente le ho chiesto scusa. Oh, brava Futaba, bravissima. Mi fa piacere sentirlo. Niente male, eh? Forse dovrei dedicare a questa cosa una promessa a parte nella mia lista. Parlare con lei ogni giorno? Comunque siamo troppo lontane per incontrarci, quindi ci scriviamo spesso. Ci siamo fatte anche una promessa, l'anno prossimo andremo al liceo. Oh, bravissima. Sai, prima non sarei mai riuscita a chiamarla per scusarmi. Vabbè. Ci sono riuscita solo grazie a te, Phoenix. Anche tu hai lavorato sodo, se tu non fossi cambiata non ce l'avremmo mai fatta. Sì, forse hai ragione. È imbarazzante sentirselo dire, però. Oh, quasi dimenticavo. Kana-chan è rimasta stupita quando i ladri fantasma l'hanno dato ascolto. Purtroppo non saprà mai la verità. Finalmente la promessa è mantenuta. Andare d'accordo con Kana-chan. Oh oh. È importante, quindi lo dirò ancora una volta. Grazie, Phoenix. Un momento, la prima volta non te l'avevo detto, quindi immagino di dovertelo dire di nuovo. Grazie, Phoenix, davvero. Oh, di nulla. Percepisco un forte legame di fiducia con Futaba. Sembriamo davvero fratello e sorella. Oh, che caruccia che è. Rango 8, finalmente, eh?
Posso chiederti un piccolo favore? D'altra parte ho appena mantenuto una promessa preistorica. Ecco, potresti accarezzarmi la testa? La mamma lo faceva quando la rendevo felice. Una semplice carezza. Puoi farlo? Va bene, assolutamente. Yes. Ok, fatti sotto. Fatte. Wow! È completamente diverso da quello che faceva mia madre. Il cuore, la faccia, mi sento in fiamme. Calmati, Futaba. Tutto a posto? Ah, quella strana crisi sembra quasi essere passata. Il cuore mi batte ancora all'impazzata, ma ora sto meglio. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Di nulla, tranquilla. Quasi dimenticavo, c'è ancora una promessa da mantenere. Stare bene lontana da te. Oh, sarà davvero possibile? Beh, lo scoprirò la prossima volta. Ciao! Ho accompagnato Futaba a casa. Bravo, così si fa. Si accompagnano le signore alla porta. Letteralmente alla porta di casa. Ehi Phoenix, grazie per aver ascoltato quello che avevo da dire oggi. Sai, mi sto divertendo un sacco a parlare con Kana-chan online. Ora parliamo assieme, ci raccontiamo cosa facciamo, com'è andata la giornata. Kana-chan ha detto che quando l'ho chiamata ha pianto. Quando l'ho saputo ho pianto anch'io. E ora sto diventando amica di Kana-chan. Sono così contenta di aver ottenuto quell'obiettivo. Vuoi altre carezze? Cosa? Non prendermi in giro così, potrei dare di matto. Comunque mi resta un solo obiettivo. È come se dovessi sfidare il boss finale. Dopo averlo sconfitto la partita finirà. Titoli di coda. Spero che rimarrai fino alla fine, Phoenix. Ok, a dopo. Mi sta dicendo bene, quindi accetti il mio amore oppure te ne vai fuori dai coglioni. Kaetaka. Oh, Sojiro. Sto uscendo con tua figlia, lo sai. Aiutami. Beh, se è una richiesta così sporadica, ti direi anche di sì, Iwai, ma devo vedere se altre persone hanno bisogno, e a quanto pare no. Oh, Ifumi, quanto tempo che non ci vediamo. Allora, quindi stasera libero c'è solo Iwai, giustamente. Proviamo ad andare da Chihaya, gli chiediamo una lettura per Iwai, e se Iwai aumenta, usciamo con lui. Se non aumenta, andiamo in palestra. O se no, usciamo con le gemelline, anche quello sarebbe da fare. Iwai è aumentato, perfetto. Tanto da Iwai ci dovevo comunque passare per vendere tutta la roba che abbiamo racimolato. Abbiamo fatto 200.000 yen con i vestiti. Vediamo quanto facciamo con gli oggetti da vendere. Facciamo quasi 1.000.000 di yen. 700.000 yen. Ottimo. Ottimo. Ho recuperato tutto, quasi tutti i soldi che avevo perso. Che poi da dove li tira fuori Iwai tutti sti soldi? Me lo devi spiegare. Iwai, ti va di passare del tempo assieme? Ho un incarico da scorta da assegnarti. È una cosa che puoi fare solo tu. Te ne occuperai per me? Sento di potermi avvicinare, grazie a Wapo, il mio legame si rafforzerà. Cosa vuoi fare? Vuoi passare del tempo con Iwai? Passiamo del tempo con Iwai, però vediamo, siamo a rango 5, quindi il 6? Rango 5, perfetto. Passiamo del tempo con lui. La persona che devi scortare è Kaoru, cena con lui in quel dinner a Shibuya. Adesso va, io devo occuparmi di una questione con Suda. Vi raggiungerò quando avremo finito, ci vediamo. Va bene, accompagno tuo figlio a mangiare. Oh, mio padre è in ritardo ed è stato lui a dirci di venire. È raro che inviti qualcuno che, come ha fatto oggi. In te deve vedere qualcosa, Star-san, ma dubito che lo ammetterà mai. Comunque, ti ha detto qualcosa? Tipo che sono una palla al piede? Perché mai dovrebbe dirlo? A essere sincero, ultimamente si comporta in modo strano. Sembra più stressato del solito. L'ho anche sentito più volte dire il mio nome al telefono. Ma quando gli chiedo di spiegazioni, dice di che non devo preoccuparmi. Non so, la cosa mi rende ansioso. Noi due dovremmo essere una famiglia. Non so se lo sai, ma non è il mio vero padre. Non mi ricordo se lui dovrebbe saperlo o no. Comunque, mi ha adottato dopo la morte dei miei genitori in un incidente d'auto. A quanto pare erano amici. Ok, gliel'avrà raccontato lui la bugia. Non ricordo nulla di loro. Mi chiedo se mio padre mi consideri parte della sua famiglia. Ma certo che lo fa, vai tranquillo. Tu credi? Ora che ci penso, hai mai visto il suo tatuaggio?
qua sul collo. Il geco sul collo. In realtà, nello stesso punto, ha una brutta cicatrice che risale all'incidente dei miei genitori. Ha inventato un po' una cazzata, eh? Quando ero piccolo, tutti mi prendevano in giro. Rincasando, papà mi trovava sempre in lacrime. Per questo si è fatto il tatuaggio. Ah, ok, no, quindi è vero che probabilmente aveva una cicatrice, ma non dell'incidente. Ha detto che potrebbe essere il nuovo stemma della famiglia Y, il geco. Oh, e ho fatto delle ricerche sui gechi. Sono un simbolo di protezione della casa e della famiglia. Me ne ero quasi dimenticato, a dire il vero. Forse tiene a me più di quanto sembri. Ma certo che tiene a te. Ehi, scusate l'attesa. Sembra che vi stiate divertendo. Di cosa avete parlato? Di ragazze. Beh, siete o non siete due Don Giovanni? Ci sono cose ben peggiori di cui potreste parlare. Un momento, Kaoru, tu hai una ragazza. Non stavamo parlando di questo. Comunque, non posso fermarmi molto. Devo sbrigare alcune commissioni. Ho pensato che fosse meglio dirlo di persona che al telefono. Oh, che commissioni? Oh, non puoi dirmelo. Di che stai parlando? È solo roba di lavoro. Dico bene? Dovresti offrirci qualcosa. Ehi, non è una cattiva idea. Ordinate quello che volete, offro io. Ok. Comunque, ho quasi finito di studiare l'affare di cui avevamo parlato. Sto andando ad incontrare la persona che l'ha organizzato. La prossima volta ti racconterò i dettagli. Comunque, è tutto merito tuo, ragazzo. È bello avere un aiutante affidabile in negozio. Ah, tranquillo, Neiwai. Ossero questi i problemi. Andare in giro con un ex Yakuza è l'ultima delle mie preoccupazioni. Vai tranquillo. Tanto ho già problemi con la legge, io. Ah, non è nulla di pericoloso, vero? Pericoloso? Certo che no. Giana. Ok, devo andare. Divertiti a mie spese, Kaoru. Mangiate quanto volete. Ci vediamo a casa. Sate. Io e Kaoru abbiamo cenato assieme. Le grandi uscite del nostro eroe. Ehi, grazie per aver badato a Kaoru. Grazie al tuo appoggio sono riuscito a combinare qualcosa di buono. Tu e Kaoru andate proprio d'accordo, mi fa piacere. L'ho solo ascoltato, è stato facile. Davvero? Non sembrava affatto. Kaoru non si apre così facilmente con tutti, sai. Gli piaci, ne sono sicuro. Ah, bene, a quanto pare non sei bravo sulla farmi da scorta. È in quell'età in cui deve capire molte cose e non ne parla di certo con me. Spero che tu lo possa aiutare in questa fase. Bene, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, Iwai, scusami se non ti ho dato tanta importanza, ma... sai com'è, effettivamente, uscire con te era un po'... scusami il termine, una perdita di tempo. Chi può essere a quest'ora? Oh, Haru! Ci sarà un festival ad Asakusa domani. Cioè, pensavo di andarci. Pare si tenga solo in questo periodo dell'anno. Ti va di venirci con me? Oh, Haru ti ha chiesto di uscire. Cosa farai? Andrai ad Asakusa con lei, vero? Ma certo. Grazie. Allora ci vediamo domani. Buonanotte. Un festival, eh? Vorrei mangiare del takoyaki. Non vedo l'ora. Buoni takoyaki. Le palle del pollo. Madonna, appestate sono. Dario Moccia, scusatemi. Sono uscito con Haru perché dai, poverina. Va bene uscire con lei. Sono lieta di essere potuta venire qui per restituire il kudame dell'anno scorso. Grazie per avermi accompagnata. E scusami. Di cosa? È stato divertente. Oh, mi fa piacere sentirtelo dire. Questo festival è davvero pieno di vita, eh? È fantastico. Comunque, era pesante il kumade. Papà li comprava sempre enormi e complessi per il buon auspicio. Ne hanno parlato anche in TV. Ma quest'anno non possiamo prenderne uno nuovo. Però vorrei comprarne uno per i ladri fantasma. Se lo mettessimo a ritrovo, sono certa che potrebbe capitarci qualcosa di buono. Diamine, il mio istinto è davvero il top oggi. Ah, Oya, qualcosa mi ha attirato qui, ma mai avrei pensato di incontrare la figlia dell'ex CEO. E con il principe Noia che ho già visto altre mille volte per di più. Beh, direi che ci sta proprio una bella intervista. Guarda come io e Haru la stiamo guardando male, scocciati proprio. Ancora qui sei, porca troia, ti dovevo lasciare sommersa di lavoro. Lascia in pace Haru. Oh, che galante, è la tua ragazza? Sei
una sua conoscente. Cos'è questa storia dell'intervista? Come è partita già in quarta? Non ha neanche risposto al fatto se sei la tua ragazza, se siamo la sua ragazza o no. Ma subito è partita in quarta. L'ho già intervistato altre volte. Avrei giurato che una signorina di classe come te non fosse alla sua portata. È una mia senpai di scuola. Ah, capisco. Beh, mi sa che sono di troppo, perciò tolgo il disturbo, ok? Ciao, vattene. Attenta ai mass media, specialmente quando si tratta di uomini. Oh, ok, grazie. Non c'è nulla da temere, tranquilla. Lo spero proprio. Va bene così. Una conoscenza decisamente interessante. Tutto gobbo il tizio che è passato dietro. Ma quindi anche lei ha collaborato con te? Forse dovrei chiederle di farci una foto per ricordo. Beh, ritroviamoci qui e compriamo quel kodame. Questo Kumade è un po' singolare, ma almeno è carino. Bene, allora, posizioniamola al ritrovo. Oh, grazie Haru di questo regalo. Arigato. Grazie per oggi. Haru, oh, è così una così, le guanciotte così gli farei, così alle guance, santo cielo. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? Effettivamente è da un po' che non lo guardavo. Chi è che mi scrive? Oh, ma guarda un po'. Vediamo cosa vendono in TV. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Per prima cosa ecco il set unguento resistente. Curate le ferite prima che sia tardi. Unguento fisico e unguento magico. Tutto in un solo set, incredibile. Ma aspettate, c'è dell'altro. Passiamo al set muscoli interiori. Con questo avrete una grande forza interiore, una salvezza S e un tambrusto S. Entrambi gli oggetti sono un unico set, incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. Un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente prezzo giusto, non vedete più una fare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta, è ora di comprare. Fanno cagare tutti e due, ma scelgo questo. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Blip. Oh, sono finiti, entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. Ok, dobbiamo solo aspettare. E ora invece sai cosa dobbiamo aspettare, Morgana? Di andare con Futaba qui. E sai perché? Perché così abbiamo completato anche le sue uscite al Jazz Club. Guarda, sono contento. Tra l'altro domani si esibisce anche la cantante. Il lunedì che cos'è che aumentano? La forza, se non ricordo male. Il lunedì aumenta il livello e 20 HP. Mi sembra un po' sprecato, ma se non abbiamo di meglio da fare, facciamo aumentare magari Haru che è dietro di livelli. Vuoi andare? Sembra che costi 3000 yen. Perfetto. No. Chi inviterai? Futaba, ovviamente. Anche se potrei invitare Akechi, ma no, invitiamo Futaba. Akechi lo inviteremo più avanti, probabilmente. Oh, Futaba, eh? Sì, invitiamo lei. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. Certo, ti chiamerò. Benvenuto, il coperto viene 3000 yen. Bene, dalli pure a me. Tieni, gli spiccioli così. Trova un posto libero per sederti, mi raccomando, cerca di non disturbare, ok? Certo, grazie. Eccola qui, è arrivata. Certo, mantenere la promessa di stare lontani, Futaba, sarà difficile se continuo a invitarti qui, eh. Comunque ho appena notato che sopra la testa di Futaba c'è una bottiglia di tabasco. Ok. C'è un sacco di energia qui sotto, le cose si mettono benissimo. Vediamo, oggi è violaceo, è purpureo. Come definire questo drink? Supremo, definitivo, comunque sia, è ottimo. Come va con Kana-chan? Tutto bene, dai. Internet, videogiochi, anime, sono interessi che richiedono tempo, ma mi piacciono tutti e vorrei godermeli tutti quanti allo stesso modo. Se solo potessi fare una copia e incolla su me stessa, anche se poi avremmo un solo cervello da condividere. Beh, certo, sarebbe un'idea. Ho chiacchierato un po' con Futaba. Ah, era proprio buono, grazie. Oh, tra poco devo andare a casa, Sojiro potrebbe preoccuparsi. Non è male passare del tempo fuori casa di tanto in tanto. Grazie Phoenix. Grazie a te Futaba di essere venuta. E abbiamo ottenuto chance di supporto aumentata. Yes, e questo era l'ultima cosa che dovevamo aumentare con Futaba. Ottimo. Arigato na.
Il jazz club mi ha fatto impazzire. Wow, non ti dico il nervosismo iniziale, ma alla fine si è rivelato estremamente divertente. Torniamo a casa, Phoenix. Va bene. Ora farò come il famoso cane e tornerò a casa. Ciao, Lessi. Buona serata. Ah, Futaba. La patatina piccolina, quella sottile, che mangi coi dentini. Quanti giorni mancano? Ah, solo 13. Sicuro che sia il momento di rilassarci? Non più, Morgana, perché ora è il momento di entrare nel palazzo.